L'attesa per un seguito del successo Mamma ho perso l'aereo era inevitabile. Il film originale, scritto dal leggendario John Hughes e diretto da Chris Columbus, ha lasciato un segno indelebile nella storia dei film natalizi. Essendo il film di Natale con il maggior incasso fino al Grinch del 2018, il seguito Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York aveva grandi aspettative da soddisfare. Quindi scopriamo insieme 27 cose che non sai o che non hai notato in questo meraviglioso film. Nonostante la sfida di riunire un grande cast, quasi tutti i membri della famiglia McAllister sono tornati per il seguito. Solo un'attrice è cambiata, la sorella maggiore di Kevin, Lenny. L'interpretazione di Kevin, da parte di Macaulay Culkin, è stata fondamentale per il successo di Mamma ho perso l'aereo. Riconoscendo il suo potere di star, Culkin ha ricevuto un sostanzioso aumento di stipendio, passando da $110,000 per il primo film a un impressionante $4,5 milioni, più una percentuale degli incassi del seguito. Anche se il suo ruolo può sembrare banale, Brenda Fricker, che ha interpretato la signora dei piccioni, vanta una carriera impressionante. Nominata come 26esima miglior attrice irlandese di sempre da The Irish Times nel 2020, ma ha anche vinto un Oscar per My Left Foot. Le scene all'Hotel Plaza presentano volti familiari come Tim Curry e Rob Schneider, anche se sono accreditati come ruoli generici. Tuttavia, i nomi dei loro personaggi, Mr. Hector, Cedric e Esther Stone, possono essere scoperti all'interno del film. Anche se Celebrity Ding Dang Dong non è reale, il suo cast include autentiche personalità dei game show. Bob Eubanks, conduttore di show come The Newlywed Game, ha guidato il cast insieme a celebrità come Rip Taylor, Jay Morgan e Jimmy Walker. Donald Trump fa una comparsa in Mamma ho riperso l'aereo. Trump, all'epoca noto imprenditore di New York e proprietario dell'Hotel Plaza, ha consentito un cameo in cambio della possibilità concessa alla troupe di girare nella hall dell'hotel. Columbus ha dichiarato che Trump ha insistito per ottenere questa breve partecipazione nel film. Nonostante i tentativi di rimuovere il cameo di Trump, la reazione positiva del pubblico durante una proiezione di prova lo ha salvato, anche se qualche tempo dopo è riemersa una petizione, parzialmente supportata da Culkin, che suggeriva una sostituzione digitale di Trump con Culkin contemporaneo. Trump dà indicazioni errate a Kevin per la hall dell'Hotel Plaza, dicendogli di andare in fondo al corridoio e a sinistra, mentre Kevin, in realtà, si dirige a destra. La memorabile scena in cui i banditi affrontano un attacco di piccioni ha coinvolto piccioni veri. Gli attori Joe Pesci e Daniel Stern hanno affrontato la sfida di essere ricoperti di semi per piccioni mentre circa 300 uccelli venivano liberati. Stern ha addirittura avuto un piccione che gli è finito in bocca. In una versione iniziale della sceneggiatura, una scena alla fine del film suggeriva il nome della signora dei piccioni, Annie. Purtroppo questa scena è stata tagliata, lasciando il vero nome del personaggio avvolto nel mistero. Il negozio di giocattoli Duncan's, sebbene fittizio, trae ispirazione dal rinomato negozio di giocattoli F.A.O. Schwartz a Manhattan. Ai bambini coinvolti nella scena del negozio di giocattoli è stato permesso di tenere un giocattolo come ricordo. Sfruttando la popolarità del film, è stato rilasciato un videogioco per Nintendo. Sfortunatamente è stato considerato come un gioco mediocre ed è stato visto come un tentativo rapido di guadagnare. Il Talk Boy è stato creato da Hughes per Mamma ho riperso l'aereo e successivamente prodotto da Tiger Electronics come prodotto collegato. Nonostante fosse un'invenzione fittizia, è diventato un successo commerciale, catturando l'attenzione dei bambini nel 1992. Mamma ho riperso l'aereo ha debuttato in modo impressionante, stabilendo un nuovo record di novembre, ma il suo successo al botteghino non ha eguagliato l'originale. Pur guadagnando comunque un considerevole 359 milioni in tutto, è rimasto al di sotto dei 476 milioni incassati da Mamma ho perso l'aereo. Inizialmente c'era il progetto di girare Mamma ho perso l'aereo 2 e Mamma ho perso l'aereo 3 contemporaneamente. Tuttavia questo piano è cambiato, portando alla creazione di Mamma ho perso l'aereo 3 con una trama differente incentrata su un nuovo personaggio di nome Alex. Il Plaza è un famoso hotel a New York. Nel film, Kevin vede una pubblicità dell'hotel e sente il numero di telefono 1-800-759-3000, che era realmente il numero dell'hotel, sebbene oggi sia usato con il prefisso 212 di New York, anziché il numero verde 800. Nel primo film della serie, Kevin indossa un giubbotto marrone a quadri, che viene poi indossato da Fuller, suo cugino, interpretato in realtà dal fratello di Macaulay Culkin.
Un dettaglio curioso è che nonostante la porta del bagno fosse aperta, il canto di zio Frank non si sente fino a quando Kevin non entra nella stanza. Inoltre, anche se Kevin registra solo una breve parte del canto, quando riproduce il nastro si sente una versione più lunga. Tra mamma ho perso l'aereo e mamma ho riperso l'aereo si nota un cambio nella marca di bibite consumate. Fuller beve Pepsi nel primo e Coca-Cola nel secondo. Nel primo film le lattine di Pepsi sono visibili in varie scene, mentre nel sequel Fuller viene visto bere Coca-Cola. In questa scena un articolo di giornale del Chicago Sun-Times riporta la fuga dei banditi del rubinetto dalla prigione, insieme ad altre notizie locali di Chicago, inclusa una vittoria dei Chicago Bulls. Una gag ricorrente è la statua davanti alla casa dei McAllister, che viene ripetutamente abbattuta. Nel primo film da un fattorino di pizze, una macchina della polizia e un furgone, e nel sequel da un altro furgone per l'aeroporto. Kevin si siede accanto a un uomo che parla solo francese sull'aereo e non riesce a capirlo. Alcuni spettatori hanno tradotto il dialogo, rivelando che l'uomo chiedeva consigli sui ristoranti, essendo la sua prima visita in America. Kevin si imbarca per errore su un volo per New York, anziché per Miami. Durante una sosta all'aeroporto, mentre prende delle batterie dalla borsa di suo padre, si sente un annuncio di imbarco per il volo 226 per New York. American Airlines Flight 226 to New York is now in the final boarding process. Tuttavia, una volta a bordo, l'assistente di volo dà il benvenuto ai passeggeri sul volo 176. Sebbene l'immagine radar indichi ancora il numero 226. Ally Sheedy, nota per il suo ruolo in The Breakfast Club di John Hughes, fa un cameo nel film come l'assistente di volo che informa Kevin di trovarsi a New York. Questo collega Mamma ho riperso l'aereo con un altro famoso film scritto e diretto da John Hughes. Kevin acquista un costume troppo grande all'hotel, poiché non ha i suoi bagagli con sé. Il costume ha un logo del Plaza, sebbene l'hotel in realtà non abbia una piscina. Chris Columbus, regista di entrambi i film, fa un cameo in una scena nel negozio di giocattoli Duncan's. Nel sequel si nota che la mano di Harry è ancora marchiata dalla M del pomello della porta dei McAllister, bruciata nel primo film. In conclusione, Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York è un film ricco di dettagli intriganti e curiosità. Questi elementi aggiungono profondità alla trama e dimostrano l'attenzione al dettaglio del team di produzione. Mamma ho riperso l'aereo è un sequel che non delude, con un tocco di magia natalizia e un sacco di risate lungo il percorso. Grazie per essere stato con noi. Se ti sono piaciute queste chicche e vuoi scoprirne di più, metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i nostri prossimi video. Hai notato altri dettagli interessanti nel film? Condividili nei commenti. Continua a stare con noi per altri approfondimenti su film e serie TV. Grazie e ci vediamo alla prossima.